Ceramica, ferro battuto, oreficeria, tanta creatività, tanta fantasia, in un crescendo di bellezza che ti conquista sala dopo sala. Fino al 28 agosto a Guardia Grele sarà possibile ammirare le creazioni degli artigiani nella mostra dell'artigianato artistico abruzzese che quest'anno ha per tema il gioco. La mostra, come ogni anno, è una bellissima vetrina per far conoscere il mondo dell'artigianato, ma anche un'occasione per riflettere sul futuro di chi lavora con le mani, con la mente, con il cuore. Nell'incontro che ha preceduto il taglio del nastro, il presidente Gianfranco Marsibiglio si è soffermato sulla resilienza degli artigiani abruzzesi, soprattutto in questi ultimi anni così difficili. Non si vuole capire che l'artigiano, le botteghe, il vostro lavoro, il vostro essere fare sono la vera risorsa del nostro Abruzzo. Ma tutti noi, nonostante tutto, siamo resilienti e raggiungeremo vette importanti. Quindi il primo pensiero è per gli artigiani che sono presenti in piazza, che sono venuti anche quest'anno e sono più di 100 ad esporre le loro opere, i loro manufatti. Gli ospiti presenti che hanno dato il loro contributo dopo i saluti portati dal vice sindaco Flora Bianco. Cinquantaduesima edizione, e come ho detto anche prima, ogni edizione è una crescita, a livello quantitativo, perché comunque si espande i confini dell'ente mostra, si espandono, e sia a livello qualitativo, perché in effetti ogni anno notiamo in qualche modo una cura particolare, per cui è una realtà ormai che fa parte di Guardia Grele, non solo di Guardia Grele appunto, fa parte dell'intero Abruzzo, e noi ovviamente come amministrazione comunale pungoleremo i vari enti preposti, in primis la regione, per far sì che la crescita non si arresti ma continui anche a livello esponenziale, se possibile. Daniele Damario, assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo. Oggi diciamo è anche una festa per l'artigianato qui a Guardia Grele, perché si alza il sipario sulla 52esima edizione. Ma sì, sicuramente oggi diciamo si accende un faro su tutto quello che è il mondo dell'artigianato abruzzese, soprattutto l'artigianato artistico, con la 52esima edizione della mostra dell'artigianato abruzzese, che però ha un legame oramai consolidato con Guardia Grele, che è la patria dell'artigianato. Devo dire, una bella manifestazione che coniuga l'artigianato con l'aspetto anche turistico del bellissimo borgo di Guardia Grele, con i suoi musei aperti, ed è un momento di riflessione per quanto riguarda l'artigianato, che comunque dopo il Covid ha pagato duramente gli aspetti negativi del Covid. Diciamo che inizia un momento di rinascita anche per l'artigianato. Noi come Regione Abruzzo stiamo approntando una serie di misure, tra cui un bando che uscirà a ottobre dedicato esclusivamente all'artigianato, e più ci stiamo concentrando sull'internazionalizzazione di queste imprese artigiane che sono bravissime in bottega, però ovviamente per motivi economici di strutturazione fanno fatica magari a vendere i loro splendidi prodotti. Quindi saremo concentrati tutti su questa cosa per un rilancio post-Covid del mondo dell'artigianato. Consigliere regionale Fabrizio Montepara, Guardia Grele in questo periodo è la mostra dell'artigianato. Sì, Guardia Grele ha sempre creduto in questa mostra.
devo dare atto che tutte le amministrazioni hanno lavorato e si sono impegnati molto per mantenere su questa mostra. Un plauso va naturalmente al Presidente e a tutti i membri del Consiglio Direttivo che so che con grande passione, con grande sacrificio cercano di portare avanti questo progetto, che è un progetto fondamentale per l'Abruzzo, perché l'artigianato e l'artigianato artistico sono qualcosa di particolare, propri della nostra regione. Tant'è che noi come regione, ecco, proprio io a giorni ho depositato una legge proprio sulle botteghe, sulla bottega scuola, una bottega scuola, l'ho proposta di legge, voluta tantissimo dall'ente mostra, quindi infatti abbiamo lavorato da più di un anno per realizzare un progetto di legge efficace, efficiente, e con l'assessore sicuramente porteremo a compimento questo progetto di legge che sarà di aiuto e di sprono a tutte le giovani generazioni per riscoprire questo mestiere, che è il mestiere del creare qualcosa, ecco, con le proprie mani, con le proprie idee. Quindi auguri alla mostra, auguri al Presidente e alla città di Guardia Grela. Presidente Lucio Zazzara oggi è qui a Guardia Grela in occasione di questa mostra dell'artigianato, ed anche l'artigianato artistico aspira a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, come più volte dice il Presidente Marsibilio. Ma io credo che tutto il territorio, diciamo, della Maiella, del massiccio della Maiella, sia un territorio molto speciale, in cui la biodiversità si manifesta anche nelle espressioni artistiche. Quindi le cose che troviamo in queste realtà, che permangono poi grazie all'impegno di tante persone che amorevolmente hanno continuato a coltivare, diciamo, queste scuole, questi saperi che sono stati conquistati in periodi molto lunghi, questi sono patrimoni che appartengono ad un territorio che nella sua ricchezza non solo ha espresso la meraviglia di questa montagna, ma ha espresso anche la meraviglia dei gruppi sociali, delle culture e delle capacità che poi sono emerse man mano in queste diverse culture. Ma non è soltanto l'artigianato artistico, anche l'architettura, anche la poesia e anche, diciamo, le tante espressioni che troviamo sul territorio. Io credo che sia tutto un insieme. Bellezze che si intersecano e creano valore. Certo. Contenta di essere stata qui questa sera, soprattutto non solo per visitare la mostra che ormai, come sappiamo, ha una rilevanza nazionale, ma anche e soprattutto perché grazie ai due consiglieri comunali, Evelino Dorisio e Nello Iacovella, e anche al presidente dell'ente mostra, il professor Marsibilio, che mi hanno sollecitato in maniera abbastanza importante, ho preso un impegno ufficiale, insomma, davanti a tutti come ufficio di presidenza, di dare un contributo importante per far sì che venga ristrutturato il tetto proprio dell'ente mostra, e di questo sono molto contenta. Daniele Giangiuli, Confartigianato, qui inizia una festa, ma l'artigianato dovrebbe essere tutto l'anno sotto i riflettori. Il momento è difficile per l'artigianato, devo dire che con l'ente mostra parte un mese di grande valorizzazione dell'artigianato, e su questo si dovrebbe puntare, dovrebbero essere accesi i riflettori, perché sappiamo bene il periodo difficile che sta vivendo soprattutto l'artigianato artistico, e su di loro si dovrebbe puntare per evitare di far scomparire quei mestieri che hanno rappresentato la storia e la tradizione della nostra regione. Quindi sicuramente, per esempio, valorizzare la bottega scuola, permettere ai ragazzi di poter rientrare in bottega
ed evitare che alcuni mestieri vengano persi. Francesco Carullo, CNA, visibilità tutto l'anno per gli artigiani, bisogna avere attenzione per questo comparto. Beh, certo, allora l'ente mostra dell'artigianato è la memoria storica delle tradizioni, di quello che rappresenta l'artigianato, la parte artistica dell'artigianato abruzzese. L'importanza di questo evento è che ci dà la possibilità di dare visibilità ai nostri lavori, alla nostra creatività per quello che riguarda la nostra regione soprattutto. Ecco, appunto, nella cerimonia di inaugurazione si è parlato di botteghe scuola, quanto sono importanti? Noi dobbiamo assolutamente farli avvicinare i ragazzi alle nostre botteghe. È un vero peccato che si sia persa questa forma di attrazione, questa forma di lavoro che riguardi soprattutto i più giovani. Ed è iniziata una nuova collaborazione anche con l'ISIA. Abbiamo qui la Ragusa che appunto ci illustra questo istituto. Sì, assolutamente. Allora, l'ISIA di Pescara è un istituto d'alta formazione, quindi a livello universitario, che è presente sul territorio di Pescara da circa 4 anni. Prima era una sede distaccata di Roma e ora è diventata una sede autonoma. È un istituto a livello universitario totalmente pubblico, quindi ovviamente andiamo in base nel funzionamento come tutte le università normali, quindi in base all'ISEE, e si compone di due percorsi fondamentali: un percorso triennale in industrial design, dove si studia design del prodotto e design della comunicazione, ed è un'infarinatura di base, se vogliamo, una laurea di primo livello, mentre poi ci sono le specialistiche che sono in prodotto e in comunicazione rispettivamente. Queste sono lauree magistrali di secondo livello, esattamente equiparate a tutte le altre lauree magistrali universitarie, e inoltre stiamo attivando da poco i master in yacht design, perché giustamente, essendo Pescara ed essendo una città di mare, abbiamo attivato questo corso di studi che speriamo possa portare tutti insomma buoni frutti, come si dice. E ovviamente abbiamo colto l'occasione quando il presidente dell'ente Gianfranco Marsiglio ci ha invitato, proprio per mostrare quello che sappiamo fare, perché poi si parla di artigianato tantissimo, si parla tantissimo del saper fare, vogliamo far vedere che la figura del designer in realtà è molto vicina all'artigiano e possiamo davvero incrociare questi percorsi formativi e cercare di far venire fuori una nuova generazione di designer che possa restare sul territorio e arricchirlo con ovviamente la creatività che ci contraddistingue. Sono intervenuti anche Angelo Marrone, consigliere della Fondazione Banco di Napoli, Renzo Gaglione, vicepresidente del Rotary di Chieti che sostiene un concorso riservato ai giovani, Luciano Carullo e Lara Musa dell'ISIA, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Antonio De Antonis dell'AIPI, Associazione Italiana Progettisti d'Interni, il curatore della mostra, Gino Di Paolo. Gianfranco Marsiglio, 52esima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese a Guardia Grele. Tanti eventi, nella cerimonia di inaugurazione ci sono state anche belle notizie. Ci volevano delle belle notizie, sicuramente insomma il palazzo dell'artigianato ha bisogno di manutenzione e quindi ringrazio la presidenza del Consiglio regionale, la consigliera Sabrina Bocchino e il presidente Sospiri che ci daranno a breve l'opportunità di mettere in sicurezza il tetto del Palazzo dell'Artigianato. Al tempo stesso tanti altri discorsi fatti, tante promesse che io spero che in un brevissimo periodo trovino attuazione, perché parlare di cose che dico e ridico alla fine sono anche ripetitivo, però ecco, pian pianino spero che tutto vada in porto, e lo spero veramente perché gli artigiani abruzzesi
hanno superato dei momenti di grossa difficoltà, di pandemia, la guerra, l'aumento dei costi dell'energia, delle materie prime, quindi hanno bisogno di un sostegno attivo da parte degli enti, dalla regione, dei comuni e anche per quello che possiamo fare noi come ente mostra anche della nostra collaborazione. Sono contento perché la mostra è bella, perché ci sono più di 100 artigiani presenti e con il meglio della loro produzione artigianale e artistica, e quindi il risultato anche quest'anno siamo riusciti a conseguire. Come mai la scelta del gioco come tema quest'anno? Il gioco in un momento di pandemia, di guerra, di crisi, credo che un po' di serenità ci voleva e abbiamo pensato di dare questo momento di serenità e anche di far impegnare gli artigiani in un qualcosa di nuovo, di diverso. Oltre al gioco ci saranno anche i suoni dell'artigianato, quindi il visitatore che arriverà a Guardia Grele a visitare la mostra, approfitto anche per dire che la mostra è aperta fino al 28 agosto con orari di visita dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23, quindi ci sarà modo di andare al mare e dopo venire a visitare la mostra dell'artigianato. Guardia Grele, città di pietra, di sole, di natura viva. Porta d'accesso nel regno della Dea Maya, dal mare alle montagne, lì scopriamo la storia, l'arte delle genti d'Abruzzo. Custode eccellente dell'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese. Ascolta il suono della natura che si trasforma e diventa un'opera d'arte. Guarda le abilità dei maestri di luce, i gesti che creano forme e colori. Vivi un'esperienza autentica. Nel cuore della città di pietra, a Guardia Grele, l'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese ti aspetta dal 1° al 28 agosto. Lasciati trasportare dalla bellezza.